che significato ha ricevere un premio in Irpinia? Ma è sempre bello ricevere premi, perché naturalmente è un po' il frutto, no, di quello che uno ha fatto, per cui è un riconoscimento, non nego di avere piacere. L'Irpinia, come tutte, io sono un uomo del sud, per cui venire comunque al sud è un grande piacere. Un inviato tra le bombe, c'è qualche vicenda particolare che l'ha segnata in questa sua attività? Ma più che le bombe, mi ha segnato sul piano anche personale, diciamo, ha fatto cambiare le tre visite, soprattutto la prima visita a Chernobyl. Certamente ho visto il mondo con altri occhi, ho sviluppato una cultura ambientalista che prima probabilmente non avevo. Il Chernobyl mi ha cambiato. Le guerre, le bombe ti insegnano che, insomma, qualcosa nel mondo non funziona. Quando scoppia una guerra è qualcosa di innaturale, quindi è una cosa tragica. Oggi la sua professione è cambiata, pur restando nell'ambito giornalistico. Ma è un'altra stagione, adesso mi dedico ai libri, che poi sono tutti frammenti dell'attività passata. Ogni libro comunque è un momento della mia attività professionale, attività televisiva. Da ognuno raccolgo, ho avuto una carriera talmente ricca che, insomma, riesco a togliere dei frammenti e farne dei libri.